Adesso cominciamo un ciclo di diverse lezioni che si occupano di capire le proprietà dei tre stati di aggregazione della materia: lo stato aeriforme, lo stato solido, lo stato liquido. Vi rammento quali sono le caratteristiche. Le caratteristiche praticamente dei gas sono quelle là di non avere né forma né volume proprio. La caratteristica dei liquidi è quella di avere volume proprio ma non forma propria. La caratteristica dei solidi è quella di avere forma e volume proprio. Vi ho già spiegato nella lezione introduttiva del corso da che cosa dipendeva, diciamo così, la caratteristica che differenzia solidi e liquidi, che sono gli stati di aggregazione condensati della materia. In effetti, che distingue i solidi dai liquidi è essenzialmente una proprietà meccanica: la capacità di resistere agli sforzi di taglio connessi al proprio stesso peso. E poi abbiamo anche detto che negli aereiformi le particelle sono lontane e disordinate, nei liquidi le particelle sono disordinate ma vicine, nei solidi le particelle sono ordinate e vicine. Adesso focalizziamo la nostra attenzione sugli aereiformi. Diciamo, con la dizione aereiformi io la utilizzo volutamente. Perché? Perché praticamente gli aereiformi comprendono i gas e comprendono i vapori. Sono due cose profondamente diverse. Non è ancora arrivato il momento nel quale posso spiegarvi qual è la differenza che esiste fra gas e vapori. Quindi adesso ci cominceremo ad occupare dei gas. Allora, la caratteristica principale dei gas qual è? È che se i gas si trovano lontani dalla loro temperatura di condensazione, in effetti tutti quanti i gas si comportano più o meno alla stessa maniera. Su questo più o meno devo dirvi qualche parola in più. In effetti esiste un modello, detto il modello del gas ideale, che riesce ad approssimare abbastanza bene il comportamento dei gas, di tutti quanti i gas, purché questi gas siano sufficientemente distanti dalle condizioni in cui questi gas condensano e diventano liquidi. Adesso, questo modello di gas ideale che cosa presuppone? Presuppone una serie di fatti, e i fatti principali sono che il volume proprio delle molecole del gas sia nullo, cioè le molecole siano puntiformi, e che le interazioni fra le molecole del gas siano nulle. Ovviamente già, diciamo così, queste condizioni che noi abbiamo posto ci dicono che questo non per niente si chiama gas ideale. Perché? Perché in effetti nessun gas reale si comporta, diciamo così, a rigore come un gas ideale. Se noi andiamo a prendere anche l'elio, cioè l'elio è il gas reale che meglio riesce, diciamo così, a riprodurre il comportamento di gas ideale. Perché? Perché praticamente la molecola dell'elio è una molecola monoatomica, e praticamente l'atomo di elio è composto da un protone, da due protoni, due elettroni e mi sembra due neutroni, perché mi sembra di ricordare che la massa atomica dell'elio sia 4, quindi è comunque un atomo molto molto piccolo. Comunque le uniche interazioni che si verificano tra gli atomi molecole di elio, perché dire atomo di elio, dire molecola di elio è assolutamente la stessa cosa, perché la molecola dell'elio è monatomica. Dicevamo, le interazioni fra atomi e molecole di elio sono date solo da forze di van der Waals, che nel caso dell'elio sono assolutamente debolissime, perché le forze di van der Waals sono, diciamo così, sono apprezzabili se la distanza a cui si trovano le particelle che interagiscono tra di loro è molto piccola, e sono tanto più marcate quanto più grandi sono le superfici di contatto. Perché le forze di van der Waals, vi ho detto che sono delle interazioni di tipo superficiale. Adesso l'atomo di elio ha, diciamo così, un volume, una superficie quindi anche molto molto piccola, per cui le forze di van der Waals saranno le più piccole possibili in assoluto.
Ciò nonostante, diciamo così, l'elio, ricordo che è a meno 269 gradi Celsius, alias 4 gradi Kelvin, condensa. Quindi, diciamo così, a un certo punto neanche l'elio si comporta più come gas ideale. Allora direte voi, se qua non esiste questo modello di gas ideale, non ci sta manco un gas che effettivamente lo rispetta, noi che ce lo studiamo a fare. E no, l'utilità ci sta. Perché? Perché le leggi, diciamo così, che possiamo applicare a questo modello di gas ideale sono estremamente semplici, come vedremo sono proprio veramente molto molto semplici. Infatti gli esercizi che si fanno sui gas sono particolarmente semplici. Ma diciamo, il fatto principale qual è? È che a rigore nessun gas si comporta come un gas ideale, ma in realtà molti gas, in gran parte delle condizioni in cui si trovano, si comportano come un gas ideale. È chiaro? Quindi diciamo così, la cosa più sensata da fare qual è? È quella di andare a studiare il modello di gas ideale, che in gran parte delle situazioni che ricorrono nel campo tecnologico è in grado di dirci con abbastanza precisione cosa fa un gas reale. Se poi fosse necessario andare a vedere meglio che cosa fa questo gas, e allora si vede quel gas reale come si scosta dal comportamento di gas ideale. Però a quel punto là, praticamente, non si parla di un modello, diciamo, che approssima il comportamento dell'elio, un modello che approssima il comportamento dell'azoto, un modello che approssima il comportamento dell'ossigeno. No, ci saranno una serie di coefficienti correttivi che per l'ossigeno assumono un valore, per l'azoto assumono un altro valore, per l'elio assumono un altro valore ancora. Ma in questo caso staremo parlando non di gas ideali, staremo parlando di gas reali. Fortunatamente per voi in questo corso si studiano soltanto i gas ideali, chiaro? Quindi farò semplicemente qualche accenno ai gas reali, ma in effetti vi ripeto, essendo questo un corso di chimica elementare, un corso di chimica introduttivo, essendo comunque il modello di gas ideale un modello che vi dice nel 90% dei casi con abbastanza precisione, con una precisione che sgarra dell'1-2-3%, non più di tanto, quello che fa un gas reale, e allora diciamo così ci possiamo accontentare del modello di gas ideale. Allora, quando noi andiamo a parlare di gas, dobbiamo cominciare, diciamo così, a preoccuparci di un fatto che praticamente tutti quanti i fluidi, con fluidi intendo praticamente i gas e intendo i liquidi, esercitano una pressione. Cosa vuol dire una pressione? Vuol dire praticamente che con il loro peso, diciamo così, generano una forza peso. Se si divide questa forza peso per la aliquota di superficie su cui questa forza peso insiste, si ha praticamente la pressione. Diciamo che l'affermazione che ho fatto quando si parla di liquidi è abbastanza scontata, perché praticamente se noi andiamo a prendere il liquido che a noi ci è più congeniale, più comune, l'acqua, è chiaro che l'acqua tiene un certo peso, anzi l'acqua, diciamo che è veramente abbastanza pesante perché ha la densità di 1 kg/L. Che ne so, se noi andiamo sott'acqua e andiamo un pochettino più in profondità ci fanno male le orecchie. Perché? Perché praticamente sui nostri timpani, che è il posto più sensibile del nostro organismo alla pressione, c'è la pressione anche dell'acqua che sta sopra di noi, e ogni 10 litri d'acqua, ogni 10 metri d'acqua praticamente esercitano una pressione equivalente a quella di un'atmosfera. Però invece questa affermazione non è scontata quando noi andiamo a considerare dei gas. In effetti la colonna d'aria che va, diciamo così, dal posto dove stiamo noi, diciamo qui a Cassino più o meno siamo al livello del mare, diciamo qualche volta per curiosità sono andato a vedere qual era la quota altimetrica a cui è riportata geograficamente il paese di Cassino, è riportata a 20 metri sul livello del mare. Ovviamente questa è una cosa assolutamente indicativa, perché praticamente, che ne so, se andiamo a prendere
la piazza, che ne so, via Dante, che sta più in basso di qua, si troverà qualche metro più in basso. Qui siamo un pochettino più in alto, quindi è indicativo dire 20 metri. È per dire semplicemente che, diciamo, più o meno si trova al livello del mare. Quindi, noi che cosa abbiamo? Abbiamo che la colonna d'aria che va da qui, da Cassino, più o meno dal livello del mare, fino all'alta troposfera, diciamo che l'atmosfera praticamente è uno strato di gas che fodera il pianeta Terra, e mano a mano che si va verso l'alto, la pressione del gas diventa sempre più bassa. Diciamo che quando si arriva a 10 km più o meno di altezza di quota rispetto al livello del mare, la pressione dei gas che sono presenti è diventata talmente bassa che si considera praticamente che non ci sta più niente. In effetti non è vero che non ci sta più niente, ci sta ancora qualche cosa lì sopra, però poiché praticamente ci sarà una pressione che sarà 1 per 10 a meno 4, 1 per 10 a meno 5 atmosfere, come al solito 1 per 10 a meno 4, 1 per 10 a meno 5 è un numero trascurabile rispetto a 1, ci sono 4-5 ordini di grandezza di differenza. Allora praticamente noi abbiamo che questa colonna d'aria, che ripeto va dal livello del mare fino all'alta troposfera, ha una sua massa, quindi ha anche un suo peso e quindi esercita una certa pressione. Cioè quando praticamente noi in un recipiente andiamo praticamente a rinchiudere una certa quantità di un gas, questo gas esercita una pressione sulle pareti del recipiente. Adesso, facendo riferimento all'esperienza personale, voi potrete dire, beh, tu, professore Panzini, ci dici che noi abbiamo sulla nostra destra una colonna d'aria che tiene un certo peso. Io sì, è vero. E questo peso è tale che, dice sempre il professore Panzini, che esercita una pressione di 1 kg per centimetro quadrato. Quindi io mi avessi sentito praticamente una sorta di mano in capa continuamente di qualche cosa che mi pesa in te, ma io non la sento, insomma. Allora com'è che quello che tu dici, insomma, è strano? Invece non è così. Noi perché non lo avvertiamo? Perché praticamente noi siamo immersi in questo fluido, quindi questa è una pressione idrostatica, quindi è una pressione che è uguale su tutte quante le parti del nostro corpo. Anzi, a maggior ragione, noi che cosa vorremmo dire? Noi per esempio abbiamo le vie aeree, cioè abbiamo la laringe, abbiamo la faringe, abbiamo i bronchi, abbiamo i polmoni, dove praticamente ci stanno diversi spazi vuoti. Ecco, spazi vuoti dico, cosa voglio dire? Voglio dire non occupati né da solido né da liquido. Ebbene, la pressione degli aerei fulmini in questi spazi vuoti che abbiamo all'interno del nostro organismo, qual è? È la stessa che ci sta fuori. Per questo noi non avvertiamo questa differenza di pressione. Quando noi in un aereo ci fanno male le orecchie, è perché? Perché praticamente la differenza di pressione nell'aereo fra l'esterno praticamente dell'ambiente e quella che abbiamo all'interno del nostro organismo comincia a essere sensibile, e allora ci cominciano come al solito a fare male le orecchie, perché le orecchie è il posto più sensibile alle differenze di pressione. Cioè sulla membrana del timpano noi non avvertiamo niente. Perché? Perché al di fuori del timpano c'è una pressione e dentro al timpano ci sta esattamente la stessa pressione, quindi i nostri timpani stanno a posto. Quando al di fuori del timpano ci sta una pressione superiore, una pressione inferiore, allora ci cominciano a fare male i timpani praticamente. Allora, com'è possibile andare, diciamo così, a pesare l'atmosfera? È una cosa, diciamo, abbastanza semplice ed è stato raggiunto questo risultato tramite l'esperimento fatto dallo scienziato italiano Evangelista Torricelli, e questa è roba del 1700, quindi non è che vi sto parlando di una scoperta che è avvenuta ultimamente, è una scoperta che è avvenuta tantissimi anni fa. Cosa fece Evangelista Torricelli? Prese praticamente una bacinella di mercurio. Prese una bacinella di mercurio. Come sapete, il mercurio è l'unico metallo che si trova allo stato liquido
E il mercurio, come tutti quanti i metalli, il mercurio è un metallo pesante. Pesante praticamente sta per dire che la sua densità è elevata. La densità del mercurio è circa 13,5-13,6. Quindi praticamente un litro di mercurio pesa 13 kg e mezzo, più o meno. Poi cosa prese? Prese una canna barometrica. Una canna barometrica sarebbe un tubo di vetro tappato, chiuso alla base e aperto sopra, lunga 1 metro. Quindi praticamente prese questa canna barometrica lunga 1 metro e la riempì fino all'orlo di mercurio, sempre liquido, va bene? Allora poi che cosa fece? Tappò praticamente questa canna barometrica. Ecco, diciamo, indichiamo il mercurio così, vedete come tratteggia. Quindi questo qui che è il mercurio sarà tutto quanto tratteggiato. Tappò praticamente questa estremità che è aperta, la cavolse e la infilò praticamente nella bacinella di mercurio. Cosa successe? Successe praticamente che il mercurio cominciò a rifluire dentro praticamente la bacinella. Ma arrivato praticamente a una certa altezza si fermò, non scese più. Ovviamente tenete presente che la canna barometrica deve stare annegata nel mercurio, se noi la tiriamo fuori dal bagno di mercurio, quella esce tutto coso, praticamente si scarica tutto. Adesso quello che vide è che questa altezza era più o meno uguale a 760 mm di mercurio. Notò altresì che nelle giornate in cui era cattivo tempo questa altezza si riduceva, nelle giornate in cui il tempo era buono questa altezza aumentava. E poi si può anche notare che se si va a fare questo esperimento in montagna, questa altezza si riduce e più si va in alto, più si riduce. Chiaro. Come si spiega praticamente questo fatto qui? Questo fatto qui praticamente si spiega col fatto che sul pelo libero praticamente del mercurio, vedete la parte non esposta, diciamo così, alla canna barometrica, pesa praticamente la colonna d'aria che va dalla quota alla quale noi ci troviamo fino all'alta troposfera. E questa ha un peso che noi non sappiamo qual è. Sulla porzione di pelo libero di mercurio dove insiste la canna barometrica, quale sarà la porzione che insisterà? Quale sarà la pressione che insisterà? Sarà la pressione esercitata da 760 mm di mercurio. Adesso praticamente questa pressione esercitata da 760 mm di mercurio sarà esattamente uguale alla pressione esercitata dalla colonna d'aria che va dal pelo libero del mercurio fino all'alta troposfera. Perché chiaramente se questa qui fosse superiore, quello continuerebbe a scendere. Se quella lì fosse superiore, tenderebbe a risalire. Cioè, in poche parole, come il principio dei vasi comunicanti, se noi andiamo a collegare due recipienti tra di loro, si portano allo stesso livello. È esattamente la stessa cosa. È chiaro? Adesso, diciamo così, questo esperimento è molto molto istruttivo, perché praticamente ci disse che la pressione esercitata dalla colonna d'aria che va dal pelo libero del mercurio a livello del mare fino all'alta troposfera è equivalente a una pressione esercitata da 760 mm. Perché in una giornata cattiva questa colonna diventa, diciamo così, più questa colonna si abbassa, nella giornata buona questa colonna si alza? Per un motivo molto molto semplice. L'aria da che cosa è composta? È composta da un 78% di azoto, 21% di ossigeno, 1% di argon, e questi sono i costituenti principali. Poi ci stanno praticamente tanti costituenti secondari, dei quali non ce ne può fregare di meno in questo momento. Però c'è un componente che non abbiamo ancora
indicato, che invece è presente in misura variabile fra l'1 e il 5%. Qual è questo componente? È il vapore d'acqua, esattamente. Adesso, poiché sulla crosta terrestre è sempre presente l'acqua, diciamo, male che vada, nell'atmosfera c'è un 1% d'acqua. Bene che vada, diciamo, quando si raggiungono delle quantità d'acqua maggiori e possibili presenti nell'acqua, si arriva al 5% d'acqua. Che posso dirvi? Anche in un ambiente desertico tipo Sahara, una certa quantità di vapore acqueo nell'aria comunque ci sta, bassissima, ma comunque ci sta, anche se non vedete acqua da nessuna parte. Allora, questo che cosa provoca questo fatto qua? Qual è la massa atomica dell'acqua? 18. Benissimo, la massa atomica dell'ossigeno ve la ricordate? 32, la dico io. La massa atomica dell'azoto è 28. Quindi se noi vogliamo dare, poi quella dell'argon non me la ricordo, ma tanto l'argon è l'1% e quindi non conta molto. Quindi una massa atomica media pesata dell'aria, quanto sarà? Sarà un numero compreso fra 28 e, diciamo così, 32. Sarà più vicino al 28 che a 32, perché la quantità di azoto è maggiore di quella di ossigeno. Quindi diciamo che sarà 28,8, 28,9, diciamo 29 più o meno. Va bene? Allora, se aumenta la quantità di vapore acqueo nell'aria, il vapore acqueo pesa 18, l'aria più o meno pesa 29, quindi più vapore acqueo c'è, meno pesa la colonna d'aria. Quindi più bassa è la pressione. Quando il tempo è buono, ci sta poca umidità nell'aria, quindi ci sarà meno acqua. Quindi essendoci meno acqua, aumenterà la quantità invece di aria, quindi aumenterà la quantità di composto che ha una massa molecolare maggiore e aumenta la pressione. Diciamo che la pressione atmosferica normale è considerata essere 760 mm di mercurio, che si riferisce a una giornata né troppo buona né troppo cattiva. Chiaro? Quindi questo è il motivo per cui praticamente noi abbiamo che la pressione può variare nelle varie giornate e, diciamo così, addirittura anche nel corso della stessa giornata. Poi perché praticamente quando noi andiamo, che ne so, in alta quota abbiamo praticamente che la pressione è più bassa? Ovviamente il motivo è molto molto semplice, perché chiaramente noi più in alto saliamo, più, diciamo così, bassa è la colonna d'aria che insiste su di noi. Cioè noi qua ci troviamo al livello del mare. Vi ho detto che il limite della stratosfera, cioè praticamente la porzione di atmosfera nella quale noi viviamo, è valutato essere fra i 10 e gli 11 km, più o meno. Allora, se noi ci troviamo a Cassino, che stiamo sul livello del mare, teniamo tutti i 10-11 km di atmosfera sulle nostre spalle. Se saliamo sul Monte Bianco, che è alto 4810 metri, avremo sopra di noi soltanto, diciamo, se sono 10 km, soltanto 5190 metri. È chiaro che 5190 metri di atmosfera pesano di meno che 10.000 metri di atmosfera. Poi bisogna anche tenere presente un fatto che l'atmosfera non scappa dalla crosta terrestre. Perché? Perché è trattenuta sulla crosta terrestre dalla forza di gravità. Chiaro? Cioè, la forza di gravità terrestre è sufficientemente forte per trattenere molecole non leggerissime come quelle lì praticamente dell'ossigeno e dell'azoto. Però per esempio la forza di gravità terrestre non è capace di trattenere l'idrogeno. L'idrogeno se ne sfugge nello spazio molto facilmente, perché la forza di gravità terrestre non è capace di trattenere, diciamo, l'idrogeno. Pertanto cosa consegue da questo? Consegue da questo che più si va verso l'alto, più praticamente la concentrazione di aria, cioè il numero di molecole di aria per unità di volume, diventa basso. Quindi c'è un duplice motivo affinché più si vada in alto, più la pressione diventa più bassa. Uno è che obiettivamente la colonna d'aria che teniamo sopra di noi è più bassa. Un altro è che è un'aria più rarefatta. È chiaro?
Tornando a quel fatto lì, praticamente che la Terra ha una gravità capace di trattenere l'ossigeno e capace di trattenere l'azoto, ma non l'idrogeno, Giove, per esempio, che è grande non so quante volte la Terra, ha una forza di gravità enorme e infatti è capace di trattenere l'idrogeno. Cioè l'idrogeno non è capace di scapparsene dalla superficie di Giove perché la forza di gravità di Giove è enorme, diciamo così, è molto superiore a quella della Terra. Quindi praticamente, diciamo, ci riusciamo a rendere conto di tutta una serie di fatti tramite praticamente questo esperimento di Torricelli. Direte voi, beh, ma questo Torricelli ha bisogno di prendere l'azoto, se io volessi, di prendere il mercurio, se io volessi replicare l'esperimento di Torricelli a casa mia, non tengo l'ossigeno, non tengo il mercurio, come potrei farlo? Diciamo, si potrebbe fare anche con l'acqua. L'unico problema, quale sarebbe? Che l'acqua pesa 13 volte e mezzo in meno del mercurio. Bene, quindi il peso di una colonna di mercurio alta 760 mm è uguale al peso di una colonna d'acqua alta 760 per 13,5, che fa circa quanto? 10. Chiaro? Cioè voi dovreste avere praticamente una canna barometrica di almeno 10 metri per vedere praticamente l'acqua che scende e si ferma a un certo livello. Diciamo che ci fu uno studioso, diciamo una via di mezzo fra un fisico e un filosofo, infatti il francese Blaise Pascal è studiato sia in fisica sia in filosofia, perché ha questa doppia e anche in letteratura francese è studiato, perché diciamo i suoi scritti filosofici erano scritti talmente bene, erano talmente belli, che è anche considerato un autore di grande rilievo della letteratura francese. Quindi Pascal era un letterato, era un filosofo ed era anche un fisico. Poiché non gli fu permesso di studiare in gioventù matematica, geometria, tutte queste scienze per le quali lui era portatissimo, lui riuscì a ricostruire tutti praticamente i teoremi dell'antichità da solo, perché semplicemente era molto molto intelligente. E praticamente fece l'esperimento di Torricelli, senza sapere che Torricelli l'aveva fatto con il mercurio, ma lo fece col vino rosso. Perché utilizzò il vino rosso? Perché naturalmente quando dovette andare a prendere una canna barometrica lunga, invece che un metro, 13 metri per fare qualche cosa del genere, e quando praticamente andò a vedere, diciamo, il livello a cui arrivava il vino, se prendeva l'acqua, prendeva il vino bianco, a 10 metri d'altezza non avrebbe nemmeno visto dove arrivava il livello, però il vino rosso invece era capace di vederlo. E quindi fece questo esperimento col vino rosso. Il vino rosso più o meno allo stesso peso specifico dell'acqua, e quindi praticamente riuscì a riprodurre questo stesso esperimento e vide che più o meno il livello del vino rosso nella canna barometrica scendeva e si fermava più o meno a un livello di 10 metri. Ovviamente nella giornata più buona si fermava un po' più in alto, nella giornata di tempo più cattivo si fermava un pochettino più in basso. Quindi diciamo così, fu capace di riprodurre assolutamente questo esperimento. Diciamo che se voi a casa volete fare questo esperimento con l'acqua, ma con una canna barometrica non di 13 metri, se lo fate, sapete che cosa succede? Provate a farlo per fizzo. Prendete una bottiglia, riempitela d'acqua completamente, metteteci un dito sopra al collo della bottiglia, poi capovolgetela e infilate il collo della bottiglia in una bacinella d'acqua. Voi vi aspettereste praticamente che l'acqua rifluisce dentro la bacinella? No, rimane dentro la bacinella, non scende assolutamente niente. Non scende assolutamente niente perché? Perché ci vorrebbe una bottiglia alta più di 10 metri per vedere qualche cosa scendere. Poiché chiaramente la vostra bottiglia sarà alta 20 cm, 25 cm, non vedrete assolutamente niente scendere. E ripeto, se volete riprodurre gli esperimenti così, dovete fare come Pascal, procurarvi una canna barometrica che sia lunga più di 10 metri. Va bene? Allora, diciamo così, abbiamo praticamente visto che un gas esercita una pressione
era importante andare a definire che cos'era la pressione, perché? Perché noi vedremo praticamente che quando parliamo dei gas, una delle grandezze che va a condizionare il comportamento dei gas è sicuramente la pressione. E per, diciamo così, definire la pressione, la cosa migliore è andare a presentare l'esperimento di Torricelli, casomai corredandolo con l'esperimento fatto da Pascal. Adesso praticamente noi abbiamo che diciamo così, in chimica la pressione molto spesso è misurata in atmosfere, cioè in poche parole si suppone che la pressione normale che si ha nell'atmosfera a livello del mare sia quella di 760 mm di mercurio, e quindi si ascrive a 760 mm di mercurio la pressione di un'atmosfera. È chiaro? Come si dice, poi i sottomultipli dell'atmosfera quali sono? Sono i millimetri di mercurio, detti anche torr, cioè praticamente un'atmosfera è composta di 760 torr, ogni torr praticamente è uguale a un millimetro di mercurio. Va bene? Diciamo che l'atmosfera, i millimetri di mercurio, sono un'unità tecnica. Se voi considerate praticamente il sistema internazionale, il sistema internazionale non riconosce le unità tecniche, per cui praticamente per il sistema internazionale abbiamo praticamente che l'atmosfera, i torr non esistono. L'unità di misura del sistema internazionale della pressione è il Pascal. Il Pascal sarebbe un newton per metro quadro, dove il newton è la forza che imprime l'accelerazione di un chilogrammo al secondo per secondo, poi newton diviso metro quadro. Diciamo così che se io dico, diciamo almeno come ragiono io personalmente, il Pascal non mi dà la percezione fisica della pressione. Mi sembra di ricordare più o meno che ci vogliono 100.000 pascal circa, mi pare 103.000 pascal per fare un'atmosfera. Per cui se io dico che la pressione è tanti pascal, io dico vabbè. Se io dico che la pressione è un'atmosfera, io capisco immediatamente, benissimo, è quella dell'atmosfera. Dico due atmosfere, beh, è due volte quella lì atmosferica. 10 atmosfere, è 10 volte quella lì dell'atmosfera. Se poi teniamo presente che la pressione esercitata da un'atmosfera è uguale alla pressione esercitata da 10 litri di acqua, anche questo, diciamo così, è un qualche cosa che ci dà la percezione fisica della pressione. Cioè, se un sommozzatore scende a 10 metri nel mare, la pressione che il suo organismo dovrà sopportare sarà di due atmosfere, una connessa all'atmosfera e una connessa ai 10 litri d'acqua. Vi posso anche dire che praticamente già quando si comincia a scendere a 3-4 metri, quindi 3-4 metri vuol dire che si sopporta una pressione di 1,3-1,4 atmosfere, già i timpani cominciano a risentirsi ed è necessario andare a compensare. Cioè, compensare che cosa significa? Significa effettuare una serie di manovre tali che la pressione che si trova all'interno, diciamo così, della laringe, della gola, delle orecchie, del naso, che sono tutti quanti collegati tra di loro, deve diventare uguale a quello lì che sta fuori, perché sennò praticamente i timpani ci fanno male. E diciamo che se non si compensa, cioè se non si attuano queste manovre che permettono di aumentare la pressione interna, il timpano si può anche spaccare, insomma, è chiaro? Quindi con dolore e gravidanza. Dicevamo adesso praticamente che quindi tutto questo discorso di presentazione dell'esperimento di Torricelli e dell'esperimento di Pascal serviva praticamente per dire che il comportamento di un gas è fortemente influenzato dalla sua pressione. In effetti, se noi andiamo a considerare un sistema costituito da un recipiente chiuso in cui andiamo a immagazzinare del gas, le grandezze che hanno influenza sul comportamento del gas sono le seguenti. La pressione,
la temperatura. Con temperatura io la indico praticamente con una T minuscola. Con una T minuscola, diciamo, generalmente, almeno ai miei tempi, si indicava la temperatura centigrada. E come vedremo, diciamo così, non so se oggi, non credo che ce la facciamo a farla, la temperatura assoluta, lo faremo la prossima lezione. Con la T grande si indica la temperatura assoluta. Poi abbiamo il volume del recipiente e ovviamente la quantità di gas che noi andiamo a mettere nel recipiente. Come misura della quantità di gas potremmo prendere la massa, però è più comodo prendere il numero di moli. Lo vedremo più avanti perché ci fa più comodo, diciamo così, prendere il numero di moli. Va bene? Adesso, abbiamo detto che il comportamento di un gas è influenzato da queste quattro variabili. Per vedere un pochettino come sono, come diciamo così, queste variabili si influenzano l'una con l'altra, dato che sono quattro, cos'è la cosa più semplice da andare a fare? Andare a tenerne due costanti e variare le altre due e vedere, diciamo così, cosa fanno a coppie, a due alla volta. Poi le facciamo variare tutte quante insieme, perché se diciamo partiamo all'inizio a farle variare tutte quante insieme, corriamo il rischio di non capire assolutamente niente. Va bene? Allora, cominciamo, diciamo così, a considerare un gas in cui la temperatura e il numero di moli siano costanti e in cui noi andiamo a fare variare la pressione e il volume. Va bene? Anche qui ci sta un bel esperimento che ci permette, diciamo, di capire come variano la pressione e il volume di un gas quando la temperatura e il numero di moli sono mantenute costanti. Allora, guardate un pochettino che cosa facciamo. Prendiamo un tubo ad uno. Dunque, questo ramo del tubo ad U è aperto e quest'altro ramo del tubo ad U ci sta praticamente un rubinetto. Un rubinetto è un dispositivo che può essere aperto o può essere chiuso. Cioè praticamente qui ci sta un tappo in cui è praticato un buco. Se uno, un buco cilindrico, se uno praticamente gira il rubinetto in maniera tale che il buco sta in asse con la tubazione, il rubinetto è aperto. Se invece praticamente viene sistemato così, praticamente questo rubinetto, in maniera che questo tubo cilindrico chiuda questo condotto, abbiamo che il rubinetto è chiuso. Allora noi che cosa facciamo? Al rubinetto aperto noi versiamo praticamente del mercurio qua dentro, va bene? E praticamente noi che cosa abbiamo? Versiamo del mercurio qui e per il principio dei vasi comunicanti il mercurio si andrà a sistemare ad uguali altezze nei due rami di questo tubo. Va bene. A questo punto qui, quando abbiamo sistemato una certa quantità di mercurio, noi praticamente andiamo a chiudere questo rubinetto. Quindi qui avremo imprigionato, diciamo così, un volume d'aria. L'aria praticamente si comporta abbastanza bene come un gas ideale, cioè pur essendo una miscela di gas, possiamo considerare almeno in questa prima fase della lezione come se fosse, diciamo così, un composto puro. Poi vedremo che cosa varia andando a vedere il fatto che il gas aria è una miscela, non è un composto puro. Allora, qui dentro che pressione ci sarà? Ovviamente ci sarà la pressione che regna qua sopra, perché quando stavano aperti c'era qui 760, qui praticamente c'era il peso della colonna d'aria che va da qui sopra all'alta troposfera e anche qui c'era il peso della colonna d'aria che va da qui sopra all'alta troposfera. Quindi praticamente ci stanno un'atmosfera, quindi 760 mm di mercurio. Allora, a questo punto chiudiamo il rubinetto e andiamo, diciamo, a versare del mercurio qui dentro. Andando a versare del mercurio qui dentro, che cosa succederà? Succederà praticamente che si alza il livello del mercurio da questo lato qui e si alza un pochettino da questo lato qui.
versiamo una certa quantità di mercurio, tale che la situazione successiva è quella lì che io vi vado a disegnare nel fumetto successivo. Questo è sempre lo stesso tubo ad U. Qui praticamente è chiuso. Allora abbiamo versato del mercurio. Quando versiamo del mercurio, da questo lato si alzerà di più il livello del mercurio, da quest'altro lato qui si alzerà di meno. E praticamente più, diciamo così, aggiungiamo mercurio, continuerà a alzarsi sia di qua che di qua, ma si alzerà sempre di più da questo lato qui e sempre di meno da questo lato qui. Supponiamo che aggiungiamo una quantità di mercurio tale che la differenza tra questi due livelli risulta uguale proprio a 760 mm di mercurio. Pertanto noi che cosa avremo? Avremo che quale sarà la pressione che regna all'interno praticamente di questo volume qui? Qui sopra ci insisterà il peso della colonna d'aria che va dal pelo libero del mercurio fino all'alta troposfera, che dà origine a una pressione di un'atmosfera. Il peso della colonna di mercurio alta 760 mm, che dà una pressione di un'altra atmosfera. Quindi qui dentro che pressione ci sarà? Di 2 atmosfere. Benissimo. Noi vedremo che il volume del gas rispetto a questa situazione qui si è esattamente dimezzato. Cioè andando praticamente a raddoppiare la pressione, il volume del gas si è esattamente dimezzato. Va bene? Adesso, se io praticamente continuo a versare altro mercurio qua dentro a rubinetto chiuso, cosa avrò? Avrò che il livello del mercurio di qui sale e sale anche di qui, ma da questo lato qui salirà sempre di meno che da questo lato qui. Supponiamo di aggiungere una quantità di mercurio tale che questo dislivello sarà 2 per 760, sarà 1520. Allora, qui dentro che pressione ci sarà? 3 atmosfere. Ci sarà 3 atmosfere. Una data praticamente dall'atmosfera e due data dalla colonna di 1520 mm. E indovinate un pochettino, guarda caso, il volume, diciamo così, compreso, quanto sarà diventato? Sarà diventato esattamente uguale a 1/3. Bene. Adesso, se noi andiamo, diciamo così, a ripetere questo esperimento tante volte quanto vogliamo noi, possiamo, diciamo così, andare a raccogliere tutti quanti questi dati dicendo che il prodotto della pressione per il volume di un gas a temperatura e numero di moli costanti è una costante. Cioè praticamente il volume è inversamente proporzionale alla pressione del gas. Va bene? Questo tipo di curva che cos'è? Un'iperbole equilatera, cioè in poche parole, se noi andiamo a diagrammare ad esempio il volume in funzione della pressione, avremo una curva di questo genere qui, che è asintotica sia all'asse delle ascisse che all'asse delle ordinate. Bene, se ci pungesse vaghezza di andare a cambiare la temperatura, che cosa succederebbe? La relazione, diciamo così, sarebbe sempre rispettata. Vedete, questa è la legge di Boyle. La legge di Boyle, se la vogliamo andare a enunciare, dice che a temperatura e numero di moli costanti il volume di un gas è inversamente proporzionato alla sua pressione, o viceversa. L'enunciato matematico è P di U uguale costante. A una temperatura diversa, ad esempio a una temperatura più alta, avremo sempre un'iperbole. Semplicemente cosa cambierà?
sarà un'iperbole diversa da quella di prima. Cioè, questa sarà per esempio a una certa temperatura T con 1, a una certa temperatura T con 2 sarà questa qui. A una temperatura T con 0 più basso sarà questa qui. Va bene? Diciamo, se vogliamo fare un'altra cosetta, un pochettino sfiziosa, se volessimo andare, diciamo così, a... Vedete, questa equazione cosa dice? Dice praticamente che V è uguale a una certa costante che moltiplica 1 fratto P. Se noi poniamo 1 fratto P, lo poniamo uguale a una certa grandezza x qualunque, che diagramma uscirebbe fuori? Uscirebbe fuori una retta che passa per l'origine. Cioè, in poche parole, avremmo V in funzione di questa x, dove x è uguale a 1 fratto P, avremmo delle rette che fanno così. E queste rette cambiano la pendenza in funzione di cosa? In funzione della temperatura. Va bene? Allora ragazzi, io adesso mi fermerei qua, perché sennò poi devo fare la legge di Charles, mi devo fare praticamente la temperatura assoluta. È inutile, diciamo così, che vado avanti troppo e casomai non mi seguite. Se ci sta qualche cosa che non mi avete seguito, qualche punto in cui non sono stato chiaro, ditemi. Va bene, allora ci vediamo la settimana.